guardare in rete, perché è tutto in rete, ma tanti non girano in rete. Beh, vanno sindaco e assessori nei quartieri di Parma, chiamano i cittadini, i luoghi chiusi, aperti, poi danno a ogni cittadino un foglietto con una matita e dicono: senti un po', vogliamo fare il piano di viabilità della città, ci dici come nel tuo quartiere vedresti il traffico, i marciapiedi e i sensi unici, le piste ciclabili, come fa? E si fanno dare consigli dai cittadini, i consigli vengono messi dentro il piano della urbanizzazione della città e sono venute fuori delle idee meravigliose a costo zero. Non chiamano più specialisti che prendono milioni di euro, perché chi sa meglio di chi ci abita quello che succede nel loro quartiere? Nessuno! E questa è una rivoluzione. Questa è una rivoluzione al contrario, non abbiamo più bisogno di intermediari, di chi ce la presenta, l'avete vista la fine, si sono mangiati su piatti miliardi, tassa del mezzogiorno, si sono mangiati tutto e le condizioni sono queste, è finita adesso e lo sanno, quindi è finita, quindi però c'è una cosa, non si può più stare a guardare, io non sono andato a chiedere a elemosinare voti, non dateceli, perché se non siete disposti a rischiare qualcosa anche, perché guardate, chi adesso si avvicina al Movimento 5 Stelle dovrà giocarsi qualche cosina, come loro, che cominciano ad arrivare le telefonate, quelli che hanno un lavoro, magari non gli viene più riconfermato, o c'è qualche lieve, leggera minaccia di non riconfermarlo. Il Movimento 5 Stelle fa paura. Però se non siete disposti a giocarvi qualcosa come facciamo tutti noi, votate l'UDC, noi non vi vogliamo. Comunque signori, adesso parleranno un po' loro, io sono stravolto. Allora, ci sono due tipi di potere assoluto, il potere di chi ha tutti i soldi, chi ha potere politico, e chi ha tanti soldi, e poi c'è un altro potere straordinario, no, chi non ha più niente, perché quando non hai più niente, non hai più niente da rischiare, e quando non hai più niente da rischiare, diventi pericoloso per questa gente. Quindi fatevi un conto a vedere cosa potete rischiare in quest'isola qua, peggio di così non ci sarà. Ma io mi domando, come mai in Spagna c'è la rivoluzione, in Grecia c'è le rivoluzioni, adesso in Portogallo, in Irlanda, mezza Africa, rivoluzioni, e qui no. Allora la domanda ce la siamo fatta tutti, e allora la risposta è: ma qua siamo diversi, ma no. Perché oltretutto noi abbiamo un aggravante, gli spagnoli non vanno mica in piazza a gridare che Zapatero ha rubato, vanno in piazza a dire il fondo monetario, la banca centrale ci ha strozzato il debito, ma Zapatero non ha mica rubato. Qui, oltre ad avere tutti i problemi della Spagna, abbiamo una classe politica che ci ha spolpato e nonostante tutto non facciamo nulla, come mai? Io ce l'ho una risposta. Stiamo dormendo. Ce l'ho una risposta. È che almeno 10-20 milioni di persone, direttamente o indirettamente, sono coinvolte. Vero, ci mangiano, vero. Allora ha funzionato fino adesso. Però quando questo coinvolgimento economico non c'è più, perché il posto di lavoro te lo danno ma non ti danno lo stipendio, quando l'economia non dà più spazio, allora ci dovrebbero ringraziare, perché nei vuoti di politica e di economia come c'è adesso in Italia, in Grecia l'hanno preso questo vuoto, l'hanno preso i nazisti, il partito nazista, non so se avete visto le immagini, vanno a caccia dell'extra comunitario, gli danno fuoco alle macchine, spaccano i negozi, la notte dei cristalli, entrano col passo dell'oca in Parlamento, in Ungheria c'è il partito nazista. Nel nord Europa si sta riconvertendo questa dinamica del nazismo. In Francia il 20% con Le Pen, 20% dei francesi. Egalité, fraternité, cazzo! E coglionité. Allora nel posto l'Italia che ha inventato il fascismo e l'ha esportato in tutto il mondo, non c'è questo pericolo, perché?
perché c'è il Movimento 5 Stelle che ha bloccato questo. Dovrebbero ringraziarci tutti i giorni invece di combatterci. Dovrebbero dire grazie. Grazie, avete fatto un lavoro straordinario, perché stiamo calmando gli animi, perché la gente non ce la fa più, vorrebbe prendere un fucile, un bastone, e io dire aspetta, hai la matita, porca puttana stavolta, hai una matita stavolta. Eccolo qua, vieni Cancellieri, eccolo qua, eccolo qua. Cancellieri, Cancellieri, Cancellieri. Salve a tutti, grazie. Queste elezioni regionali possiamo scrivere veramente una pagina di storia importante, possiamo veramente mettere un'impronta molto pesante. E c'è un movimento di cittadini finalmente che può mettere dentro delle persone qualificate, delle persone che a vario titolo hanno interessi, sono ingegneri, architetti, ma semplicemente anche casalinghe, disoccupati, ma hanno dalla loro una grande peculiarità, che sono cittadini che non hanno mai fatto politica, che si autoridurranno lo stipendio una volta entrati all'interno a 2.500 euro, perché le avete visto, già abbiamo firmato un contratto, ma che soprattutto hanno bisogno del vostro aiuto, ma non in termini elettorali. Dal 29 di ottobre in poi faremo delle commissioni di cittadini parallele alle commissioni parlamentari, in cui voi sarete chiamati a dare le soluzioni ai problemi che ogni giorno viviamo. Perché non è la politica che deve risolverci i problemi, questa volta dobbiamo cominciare a scommettere un pezzo di cuore, un pezzo della nostra anima, un pezzo del nostro tempo libero, per cominciare a cambiare finalmente la nostra terra. Perché se aspettate che la cambiamo noi siamo 80, in 80 non cambieremo nulla, abbiamo bisogno di tutti i cittadini siciliani, questo è un impegno. Allora il voto al Movimento 5 Stelle è un'assunzione di responsabilità, è un impegno a lavorare. Diventate con questo voto amministratori delegati della vostra vita, non c'è altra storia, non c'è conseguenza diversa da questo. E allora in questo momento ci stanno attaccando anche in maniera molto dura. Avete sentito cosa dicono in giro? Ah, ma questi non prendono posizione, non sono né di destra né di sinistra. Ma fatemi capire, le idee sono di destra o di sinistra? Volere l'acqua pubblica è di destra o di sinistra? Volere una corretta gestione dei rifiuti è di destra o di sinistra? Volere città pulite è di destra o di sinistra? La dignità del lavoro per tutti è di destra o di sinistra? Potrei continuare ancora, ma la risposta è una sola: sono idee di buonsenso, sono buone idee. Allora, una volta che saremo dentro il Parlamento regionale, siamo pronti ad appoggiare tutte le idee di buonsenso, tutte le buone idee per i cittadini, da qualunque parte provengano. E ovviamente ci aspettiamo la stessa maturità dai partiti, e ve lo racconteremo la loro maturità quando, come primo progetto di legge, presenteremo la riduzione degli stipendi parlamentari e l'abolizione di tutti i privilegi, e ve lo diremo noi con una webcam come hanno votato, ve lo racconteremo, perché finalmente ci sono cittadini che porteranno dentro i progetti di tutti e porteranno fuori le informazioni. E poi ci dicono che non sapremo governare perché siamo un movimento di cittadini, non abbiamo esperienza politica. Bene, benissimo, non abbiamo la loro esperienza di rubare, non abbiamo la loro esperienza di fare fallire comuni e le regioni. Non ce ne sono famiglie di cittadini che duramente arrivano a fine mese facendo molti sacrifici, a volte non riuscendo a farcela psicologicamente. Però non sono mai fallite famiglie di cittadini, falliscono invece le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali, e sono gestite dai partiti, non dai cittadini. E allora, quando ci accusano anche che non abbiamo un programma, noi l'abbiamo presentato online il 15 di settembre, lo abbiamo presentato all'ARS il 24 di settembre, invitando tutta la stampa nazionale. E allora dirci che non abbiamo un programma è una follia, è una pura bugia. E noi abbiamo un programma che parla che attraverso il recupero dei fondi, dei tagli e costi della politica, recuperiamo soldi per fare fondo di microcredito a tasso agevolato, per far partire le idee imprenditoriali dei giovani e dei meno giovani. La regione investe soldi sulle idee dei cittadini, e questa è una regione moderna che crede nell'operato della gente che ci vive. Noi vogliamo l'acqua pubblica, ma la ripubblicizzazione dell'acqua deve innanzitutto smantellare le ATO SPA, che sono poltronifici per i trombati della politica. Io non voglio più che sia un politico a dirigere un ospedale, un ASP, un ASD, un consorzio che gestisce acqua e rifiuti, perché non ne hanno le competenze. E ci voglio mettere invece dentro persone selezionate con un bando pubblico ad evidenza,
per curriculum, cioè una persona, mi perdonate la banalità, ma io guidare un ospedale ci voglio un medico. È una follia? No! È buonsenso! E deve essere un contratto di 5 anni a revisione annuale per obiettivi. La regione dice, tu devi raggiungere questi obiettivi. Se li raggiungi bene, i cittadini ti premiano, ci sarà un bonus. Ma se non li raggiungi, c'è un malus. Vai a casa, sei licenziato. Chiediamo troppo? Chiediamo troppo? È ovvio, è una cosa semplice. E allora una corretta gestione dei rifiuti deve passare attraverso una raccolta differenziata spinta porta a porta. Ci deve essere la possibilità.